Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti i deputati Cassano, Fitzgerald, Nissoli, Borghesi, D'Ambrosio, Tancredi, Piras, Archi, Grande, Gianni Farina. La seduta, sospesa alle 15.40, ripresa alle 16.05. Ministro Gentiloni Silveri rende un'informativa urgente del Governo sugli sviluppi del caso Regeni. Intervengono i deputati Zampa, Di Battista, Bergamini, Palazzotto, Cicchitto, Monchiero, Giancarlo Giorgetti, Dell'Ai, Rizzetto, Capezzone, Faenzi, Locatelli. La Presidente avverte che, secondo intese intercorse fra i gruppi, non essendovi obiezioni, la trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno è rinviata alla successiva seduta. Intervengono infine sull'ordine dei lavori i deputati Giacobbe, Latronico, Carrescia, Miccoli. La seduta termina alle 17.30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 6 aprile 2016, con inizio alle 9.30. Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Alfreider, Bueno, Capelli, D'Ambrosio, Dell'Orco, Fedriga, Locatelli, Manciulli, Marotta, Mazziotti di Celso, Palazzotto, Pes, Pisicchio, Rampelli, Realacci, Tabacci, Tidei e Turco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 107, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Comunico che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato in data 5 aprile 2016 la seguente lettera. Onorevole Presidente, le informo che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data odierna adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla dottoressa Federica Guidi dalla carica di Ministro dello Sviluppo Economico. Con il medesimo decreto, il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di reggere ad interim il predetto Dicastero. Matteo Renzi, 6 aprile 2016. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. Sospendo pertanto la seduta che riprenderà alle ore 10. La seduta è sospesa.